Bentrovati ai nostri spettatori, buon 2023. Oggi puntata 8 di Polis, primo piano sulla politica. Affronteremo come argomenti quelli che sono stati gli ultimi provvedimenti del governo Meloni, in particolare la necessaria legge di bilancio approvata il 29 dicembre e quello che è stato sulla bocca di tutti, uno dei provvedimenti più discussi, il cosiddetto decreto rave, che è stato convertito in legge alla Camera, dopo che era già stato convertito al Senato precedentemente, il 30 dicembre. Infine chiuderemo la puntata con un'analisi di quelle che sono le vecchie e le nuove emergenze. Ritornano i tamponi Covid per chi rientra dalla Cina e ritorna anche una certa idea di pericolosità di questo virus e nuove emergenze, dicevamo, perché appunto l'emergenza ambientale con il blitz degli ambientalisti di ultima generazione che ha aperto il nuovo anno. Ovviamente in mia compagnia per parlare di tutto ciò il professore dell'Università di Macerata, Luca Lanzalago. Buonasera. Buonasera e buon anno. E l'avvocato costituzionalista Umberto Del Nuce. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, come al solito, direi partiamo subito con il servizio di apertura. Prego, giro dalla regia. Il governo Meloni non ha dovuto necessariamente attendere la mezzanotte dell'ultimo giorno di dicembre per sparare i tradizionali fuochi d'artificio. Con il sì della Camera alla conversione in legge del famigerato DL Rave, ottenuto il 30 dicembre, e con l'approvazione della discussa legge di bilancio il giorno prima, Giorgia e tutto il centrodestra hanno infatti potuto festeggiare con soddisfazione la chiusura dell'anno con 24 ore d'anticipo. Due i provvedimenti, il primo fortemente voluto, il secondo necessario, che hanno dimostrato quanto questo nuovo esecutivo, nonostante le fratture interne palesatesi in questi primi 2 mesi, sia saldo e concreto. Come d'altronde ha ricordato anche Mattarella nel suo discorso di fine anno, quando ha parlato di chiaro risultato elettorale che ha consentito la veloce nascita del nuovo governo guidato per la prima volta da una donna. Gioia di fine anno alimentata anche dalle ultime dichiarazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che con una nota ha confermato il raggiungimento dei 55 obiettivi previsti per il secondo semestre 2022, necessari per richiedere il pagamento della terza rata del PNRR, pari a circa 21 miliardi di euro, alla mamma Commissione UE, che tutto osserva e giudica. L'Italia ha fatto il suo dovere, quindi ha obbedito al diktat. Ha fatto le riforme e il nuovo anno può iniziare serenamente, come ci ricorda anche il Codacons. Secondo le stime dell'Associazione a tutela dei consumatori, infatti, il 2023 potrebbe aprirsi e proseguire con una stangata di circa 2.500 euro per le famiglie italiane, a causa della crisi energetica e delle relative conseguenze sui prezzi al dettaglio. Una spesa in più su cui il nostro Presidente della Repubblica ha stranamente sorvolato quando ha affermato che la Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l'Italia. Non sono mancati gli auguri dei più giovani, le leve delle distopie green che ci imporranno in futuro. Spronati da nonno Sergio, che ha chiuso il suo discorso con una dedica all'attivismo e alla partecipazione delle nuove generazioni. Gli ecoattivisti hanno voluto aprire il nuovo anno con un blitz mattutino fuori al Senato, imbrattando la facciata del palazzo e facendo capire che la transizione verde ci sarà, con le buone o con le cattive, nonostante il carbone nella calza, gli spetti di diritto. Insomma, se il 2022 si è chiuso con i botti, il 2023 non sembra temere il confronto dato il suo inizio scoppiettante. Buon anno a tutti! Eccoci tornati in studio. Allora, come dice il servizio, è stata approvata la legge di bilancio al Senato il 29 dicembre, dopo che il 23 dicembre era stata approvata alla Camera una legge di bilancio da 35 miliardi di euro, di cui 21 destinati da parte del governo a questo caro vita, questo caro energia, che sappiamo come mostra il servizio e come ci riferisce il Codacons, ci accompagnerà per questo 2023 con una stangata da 2000, quasi 2500 euro per famiglia. Professor Lanzalaco, vengo da lei.
Abbiamo parlato a lungo nelle precedenti puntate di questa legge di bilancio. Finalmente possiamo dire è stata approvata, anche perché andava approvata prima del 2023. Qual è la sua valutazione finale? Buonasera, sì, la valutazione complessiva è, a mio parere, non può essere univoca, nel senso nel dibattito pubblico si sono sentite opinioni discordanti che hanno focalizzato l'attenzione su specifici punti della legge, chi ha deplorato l'abolizione preventivata di fatto del reddito di cittadinanza, chi ha deplorato i condoni, qualcuno è riuscito a contarne 12 inclusi nella legge di bilancio, chi se l'è presa con la tregua fiscale, appunto. Ecco, di fatto la legge di bilancio, se andiamo a vederla, è stato un provvedimento molto complesso. Se mi date 30 secondi, vi dico l'indice con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo ha presentato. È proprio l'indice. Allora, c'è anzitutto il pacchetto contro il caro energia, sono 21 miliardi. Poi abbiamo un pacchetto famiglia e all'interno di questo è introdotta la flat tax, la tassa piatta. E poi c'è il pacchetto pensioni, il pacchetto imprese, una serie di misure per il sud, poi quelli che nel documento del Ministero vengono chiamati genericamente altri interventi che sono importanti, quindi reddito di cittadinanza, tregua fiscale, il tetto al contante, la tassa sugli extra profitti che viene alzata. E infine, proprio ultimo, tre righe, la riattivazione della società per il ponte sullo Stretto di Messina che era già stata messa in liquidazione. Ora, quindi è un provvedimento complesso e sul quale si possono dare giudizi diversi, differenti, e io vorrei richiamare per far capire quanto può essere forte, marcata la divergenza di opinioni su questa legge, vorrei richiamare due opinioni che sono state formulate dai due direttori del Fatto Quotidiano. Non che il Fatto Quotidiano costituisca un testo sacro di riferimento, però è curioso il fatto che, come vedremo, i due direttori, quindi Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano cartaceo, Peter Gomez, il direttore del il Fatto Quotidiano online, diano giudizi sostanzialmente differenti, e cioè nella diretta, fatto molto interessante, del 3 gennaio, che si intitola Stangata 2023, il governo poteva evitarla, punto di domanda, Peter Gomez dice, primo, la manovra ha un'anima. Vedremo fra pochi secondi che significato ha questa affermazione. Ha un'anima. Primo. Secondo, pone un interrogativo molto provocatorio, ma che per quanto noi abbiamo detto e ci siamo detti nelle scorse puntate è fondamentale. Lui si pone questo problema, questa domanda molto provocatoria e dice, ma qualunque altro governo avrebbe potuto far cose molto differenti? O essendo sotto il controllo di fatto da un lato dei mercati finanziari, dall'altro lato della commissione, non erano forse delle manovre obbligate, delle mosse obbligate. Ecco, quindi questa è la posizione di Peter Gomez. Dall'altro lato c'è la posizione invece di Marco Travaglio, esposta in un intervento presso uno di questi talk show, queste trasmissioni, se non sbaglio quella di Lilli Gruber, deve essere, del 29 dicembre, dove Marco Travaglio definisce la manovra una manovra di scarica. Di scarica in che senso? Sia esprime
vabbè, il giudizio non certamente elogiativo sulle singole misure, gli singoli interventi, ma soprattutto di scarica, perché lui illustra con una serie di esempi dettagliati come di fatto sia stata una manovra dove chiunque ha buttato dentro qualcosa casualmente, no? Quello che gli interessava l'ha buttato dentro, per cui si va appunto dai condoni ai cinghiali, eccetera. Quindi abbiamo due direttori dello stesso quotidiano che riescono a dare due giudizi diametralmente opposti. Per uno questa manovra non ha anima, è una discarica, per l'altro invece ha un'anima, quindi ha un disegno di politica economica, e per di più Peter Gomez dice anche è un disegno di politica economica in qualche modo imposto. Torniamo al tema di cui abbiamo parlato già le volte scorse, quello del vincolo esterno. Il vincolo esterno che implica che chi va al governo in Italia, non solo in Italia, in Europa, ha ben pochi margini di manovra. Siamo di fronte a quelle che vengono chiamate le no choice democracy, le democrazie senza scelta, che è un ossimoro, perché senza scelta non c'è democrazia. Ecco, io penso che questo sia il quadro. Ecco, più che focalizzare l'attenzione su le specifiche misure del governo, ecco, è importante domandarsi quanto potesse fare di differente, di radicalmente diverso, senza che ciò scatenasse appunto l'ira della commissione o, come si suol dire, innervosisse i mercati. Tenete conto che è uscito 2 giorni fa un articolo sul Financial Times. Bisogna stare attenti perché quando qualcuno dice qualcosa sul Financial Times poi miracolosamente si avvera. E l'articolo così. E l'articolo sul Financial Times diceva l'Italia è a rischio default perché la BCE sta alzando i tassi, bloccherà l'acquisto di titoli e questo potrà scatenare una tempesta, per così dire, perfetta sul debito pubblico italiano. Poi a fare il lavoro sporco ci penserà la speculazione, come al solito. Quindi io penso che invece di che la manovra del governo sia stata tutto un cercare di tamponare un'emergenza, ma sia un sintomo di qualcosa di ben più serio. Ecco, questo è il punto che volevo sottolineare. Ricordiamo che comunque è stata la prima volta nella storia che siamo andati ad elezioni in autunno, quindi ha avuto anche poco tempo il governo poi Sicuramente. per metterci mano. Umberto Del Noce, una delle problematiche principali appunto è stata il forte no delle opposizioni, soprattutto sappiamo del Movimento 5 Stelle per la questione del reddito di cittadinanza, ma non solo. E questo forte no delle opposizioni ha portato il governo a dover mettere, diciamo così, come gergo giornalista, mettere la fiducia sia alla Camera il 23 dicembre, sia al Senato il 29 dicembre per velocizzare l'approvazione della legge di bilancio. Ecco, per quanto riguarda quello che è l'equilibrio poi all'interno del Parlamento. Come vedi questa mossa necessaria per appunto evitare l'esercizio provvisorio, perché la legge andava approvata? Secondo me, in generale, insomma, quando un governo chiede la fiducia è sempre un po' un segno di fragilità, tra virgolette, nel senso che di timori, perlomeno, di sorprese poi in fase di votazione. In questo caso, questa decisione, secondo me, sottolinea un po' anche quello di cui abbiamo parlato le puntate scorse, e cioè il fatto che probabilmente anche all'interno dello stesso governo ci sono delle linee di attrito e visto i tempi stringenti, visto diciamo anche gli appuntamenti europei e vista la forte opposizione molto compatta, evidentemente. Insomma, il governo voleva in qualche modo
allontanare l'ipotesi di sorprese, diciamo, interne, sul fronte interno. Quindi comunque la fiducia è di fatto compatta, perlomeno le forze di maggioranza che hanno comunque al netto, diciamo, la maggioranza di seggi, e quindi evita tendenzialmente possibili spaccature interne, visto che sicuramente posizioni leggermente divergenti sulle varie questioni c'erano. Certo, ricordiamo la famosa norma sul posto, che poi alla fine non è passata, su cui Salvini si era speso molto, però diciamo la Lega ha ottenuto poi l'innalzamento del tetto a contante, diciamo un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Rimaniamo sul tema economico, perché l'anno si è chiuso anche con le dichiarazioni del ministro dell'economia, Giorgetti, che ha assicurato che l'Italia è riuscita a concludere questi 55 obiettivi necessari per chiedere all'Europa il pagamento della nuova rata del PNRR. E, Umberto, parto da te questa volta. Siamo come al solito a chiedere l'elemosina all'Unione Europea in cambio di riforme? Secondo me, francamente, sì. A parte la valutazione che le riforme, diciamo, previste con il PNRR vanno in un senso ben preciso anche sotto forma ideologica, nel senso che servono a trasformare un paese in un senso voluto dall'alto, tipo la digitalizzazione, ma non solo. E in un senso su cui non c'è stato molto dibattito, neanche internamente. Ma poi, secondo me, la questione vera non è tanto brindare per insomma, questi 55 obiettivi raggiunti, ma comunque anche ragionare sul significato del PNRR, i due elementi principalmente. Innanzitutto, il fatto che solo una piccola parte del denaro che arriverà diciamo, da questo fondo è a fondo perduto, perché comunque dei 122 miliardi previsti totalmente, no, scusate, a livello globale sono previsti 122 miliardi sotto forma di prestiti, 68 a fondo perduto. Quindi vuol dire che comunque su una parte non indifferente di questi fondi, vuol dire l'Italia pagherà degli interessi e dovrà restituire. E in secondo luogo, secondo me, giova anche ricordare il fatto che l'Italia ad oggi è un contributore netto dell'Unione Europea, da circa, non so, da molti anni versa una cifra, ogni anno versa una cifra che, insomma, che varia, ma tra i 14 e i 18 miliardi di euro, e ne riceve intorno a una decina. Adesso io poi non. Magari c'è qualche economista che ha i numeri più precisi, però voglio dire, sicuramente l'Italia, se uno fa più o meno i calcoli, è un contributore netto per decine di miliardi di euro, per cui il fatto che ne riceva 20, su cui probabilmente in parte dovrà pagare anche interessi e comunque dovrà restituire, voglio dire, c'è da gioire, ma fin lì, perché vuol dire siamo in una situazione comunque non così felice, ecco, diciamo anche da questo punto di vista. Certo, vabbè, come al solito è un cane che si morde la coda. Professor Lanzalaco, ricordiamo questa terza rata che abbiamo richiesto alla Commissione UE, che nel servizio abbiamo definito una mamma che vede e giudica, e questa terza rata è pari a circa 21 miliardi di euro, di cui 2 e passa già li abbiamo ricevuti, ne dobbiamo ricevere ancora 19. Come li spenderà l'Italia o come li ha già spesi? Sono veramente dei fondi che aiutano la crescita di un paese o, appunto, al di là delle riforme, servono a far vedere che vengono spesi, ma in realtà poi, in fin dei conti, i problemi non vengono risolti? Beh, anzitutto
volevo dire che condivido completamente l'analisi, il quadro generale tracciato dall'avvocato del Nocer, condivido pienamente. Poi, rispondendo alla domanda, allora, anzitutto gli obiettivi vengono definiti come raggiunti, ma calma, perché in molti casi sono decisioni prese che devono essere ancora, come si dice, tecnicamente implementate. Chiaro, cioè no, gli obiettivi raggiunti sono state prese decisioni che sono propedeutiche poi alla realizzazione di obiettivi. Quindi ci sarà tutta la fase dell'implementazione, bisogna vedere se ci sono le capacità amministrative per realizzare questi obiettivi. Primo. Secondo, il PNRR introduce, siccome è stato completamente calato dall'alto, appunto con linee di politica di cui francamente diciamo non si sentiva la mancanza, cioè la digitalizzazione e la transizione verde ecologica presentata come è stata presentata, cioè un grande flusso di denaro presso le imprese, cioè, ecco, ha introdotto, non introduce, ha introdotto una serie di distorsioni significative. Faccio tre esempi. Uno, i piccoli comuni quando hanno dovuto presentare dei progetti, anzitutto si sono dovuti inventare dei progetti perché dovevano rispondere alle linee guida, quindi non dei progetti che rispondessero alle loro esigenze, ma alle linee guida. E poi, di questo sono certo, ho testimonianze dirette di questo, non avevano le risorse interne per fare questi progetti, perché la progettazione è piuttosto complessa, tant'è che alcuni progetti sono stati poi bocciati. Per fare i progetti, che cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto ricorrere a consulenti e studi esterni e quindi pagarli. Per cui i comuni, piccoli comuni, per adesso hanno visto un flusso di denaro in uscita. Parliamo di cifre sui 20-30 mila euro, che detto così può far ridere. Per un piccolo comune 20-30 mila euro è un'emorragia di denaro difficile poi da recuperare. C'è l'esempio, questo sui giornali, ne sono stati usciti, sono usciti parecchi articoli su questo tema, degli asili, per cui sono stati progettati nuovi asili quando quelli vecchi, già esistenti, non potevano funzionare per la mancanza di maestre di scuola materna. Terzo esempio, è documentato in una ricerca che è stata fatta anche circolare dalla CGIL e FLC, Federazione Lavoratori della Conoscenza. Il PNRR ha introdotto sistematicamente delle distorsioni nelle linee di sviluppo dei dipartimenti universitari. Ripeto, ricerca, non è un passaparola, niente, una ricerca, un documento ufficiale che poi è stato ovviamente presentato al Ministero, perché sono state privilegiate linee di sviluppo eterodirette, stabilite appunto a livello centrale, a livello europeo, e i fondi non sono stati utilizzati invece per rispondere alle esigenze concrete, talvolta molto serie, dei dipartimenti. Per cui ci sono settori scoperti, scoperti dal punto di vista dei posti in organico, che non possono essere coperti perché non rientrano nei progetti del PNRR, ma vengono attivate altre linee di ricerca abbastanza eccentriche rispetto ai singoli dipartimenti. Quindi introduzione di distorsioni sistematiche. E così si potrebbe andare avanti. Quindi vediamo fra qualche anno quanto questo piano di il PNRR di rinascita e resilienza abbia funzionato, perché al momento lascia molto molto perplesso, cioè è un Deus ex machina
calato dall'alto, del quale appunto, come diceva prima, del Noce, non è stato minimamente, non c'è stata discussione, non è stato minimamente discusso, e di questo, a mio parere, si sentiranno gli effetti negativi, tra non molto, non molto. Assolutamente, d'accordissimo. Passiamo al secondo provvedimento, l'ultimo che ha chiuso il 2022 del governo Meloni, e mi riferisco al decreto definito dalla stampa Rave, che è stato convertito alla Camera il 30 dicembre. Un processo, quello di conversione, che ha visto il presidente della Camera Fontana utilizzare quello che in gergo viene definito il meccanismo della ghigliottina per evitare l'ostruzionismo dell'opposizione. Allora, vediamo tramite Giulio quello che è il primo contenuto riguardante appunto il decreto Rave. Prego. Salve, buongiorno, anzi Buongiorno. buongiorno, siamo già al pomeriggio. Dunque, io invece torno, diciamo, un pochino con i piedi per terra e le chiedo questo. Come lei sa, è in corso qui alla Camera un voto importante sul primo decreto che avete fatto voi come governo, sul decreto Rave, Covid e tante altre cose. Allora, è in corso questa, come dire, questa lunga. Insomma, diciamo che c'è un tentativo da parte delle opposizioni di farvi ragionare, di far ragionare la maggioranza sull'opportunità di questo decreto, che secondo le opposizioni contiene delle cose non così pertinenti. Una di queste sono queste misure sul Covid, alla luce anche di quanto sta succedendo, un'altra è sul rave. Quindi il rave, anche perché in Italia ci sono 3-4 rave all'anno, insomma, quindi forse non è così urgente fare un decreto su questa cosa. La domanda che le volevo fare è questa. Mi scusi se sono stata lunga. Non crede, visto che lei ha tenuto così tanto alla centralità del Parlamento quando è stata all'opposizione, non crede che sarebbe utile, dare un segnale in questo senso? Invece oggi il governo metterà come dire, i tempi serrati su questa cosa, quindi ci sarà questa benedetta famosa tagliola, sarà chiuso il dibattito. Insomma, la centralità del Parlamento che fine fa? E questo decreto è così importante per voi, per lei? Grazie. Scusi, ma nei circa 10 anni in cui io sono stato all'opposizione, le risulta che la maggioranza, per segnalare la centralità del Parlamento, abbia mai deciso di non convertire un suo decreto? No, Però accadono cose nel frattempo. mi perdoni, accadono? Accadono cose nel frattempo. Tipo? Nel tempo, ad esempio, c'è un'emergenza Covid Allora, c'è possibile un'emergenza nuova Covid, scusi, e quel l'emergenza. decreto contiene norme No, contro. quel decreto contiene una norma che riguarda il reintegro dei medici non vaccinati, che anticipa un reintegro previsto comunque per domani. Si figuri su che cosa l'opposizione sta facendo come si dice? Allora, ci siamo fermati perché appunto la parola chiave era opposizione, nel senso che questa era la conferenza di fine anno di Giorgia Meloni, e in questa conferenza appunto la giornalista utilizza il termine tagliola, non ghigliottina, ma si equivalgono, e Giorgia Meloni appunto spiegava che questo meccanismo era stato utilizzato dal presidente Fontana perché l'opposizione appunto stava facendo ostruzionismo rispetto all'approvazione di questo decreto che era arrivato al suo ultimo giorno per poter essere convertito. Allora, vi facciamo vedere quello che è successo poi all'interno dell'aula durante l'approvazione, perché si sono alzati i toni e, diciamo, è stato da parte di alcuni deputati forse anche un comportamento inappropriato rispetto al ruolo che loro rivestono. Andiamo subito con il secondo contenuto e poi passo alle domande. Prego, Giulio. Ordine del giorno 62. Onorevoli, per cortesia, onorevole del Mastro.
Fermi, 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 fermi. Onorevole Del Mastro, cortesemente si siede sui banchi del governo. Sospendiamo la seduta. Onorevole Pellegrini. Presidente, grazie Presidente per sottoscrivere l'ordine del giorno. Grazie del collega Gubitosa. Approfitto due secondi per dire ai colleghi della destra di non fare i gesti, vieni qua o dito medio. No, che... la ringrazio. Onorevole Graziano. Gubitosa prima, perché è il suo ordine del giorno. Presidente, volevo... Mi scusi. In questo momento l'ordine del giorno Gubitosa, chiedo all'onorevole Gubitosa. Presidente, volevo chiedere la parola al sottosegretario, data l'importanza del tema, di cambiare il parere. Ecco, avete visto insomma quello che è successo, parte è stato ripreso dalle telecamere, poi la seduta è stata sospesa, e quando viene sospesa la seduta le telecamere non possono riprendere. E professor Vanzalaco, allora, al di là appunto di questa bagarre, che comunque è indicativa di un'opposizione forte sul decreto rave, c'è da notare anche che c'è una parte della maggioranza, una parte del centrodestra e in particolar modo alcuni membri di Forza Italia che non hanno voluto dare il loro sì all'approvazione alla conversione in legge del decreto, soprattutto a causa poi delle norme riguardanti il reintegro dei medici Novax, nonostante appunto la Meloni nella conferenza che abbiamo visto prima spiegava che in realtà si trattava di anticipare un provvedimento poi di 24-48 ore. Ecco, allora analizzando sia la forte opposizione, sia appunto questa rottura che c'è stata, anche se minima, all'interno della maggioranza. Come la vede, insomma, come vede l'approvazione di questo, come vede la conversione di questo decreto? È stato chiamato decreto anti-rave, dove le misure anti-rave, tutto sommato, forse sono le meno importanti, se vogliamo, perché fra l'altro rispetto alla formulazione originaria sono state le misure repressive, contenitive, sono state ridotte, e di fatto era un decreto che, oltre a misure anti-rave, include misure una decisione sull'ergastolo ostativo, sul reintegro dei medici, sulla riforma Cartabia. Quindi è un provvedimento articolato, complesso, intorno al quale probabilmente sicuramente all'interno della maggioranza non c'era compattezza. Il timore probabilmente del governo era quello che qualora si fosse avviata la discussione in Parlamento non sarebbe più finita e non sarebbero stati rispettati i termini. Perché, ripeto, la questione non era solo quella relativa al decreto anti-rave, che è del tutto capziosa come questione. Non è vero quello che diceva la giornalista prima, ogni anno 3-4 rave. No, i rave sono molto più numerosi, se ne sono tenuti molti mentre Salvini era ministro degli interni. La giornalista Daniela Preziosi Quotidiano Domani ne ha contati, se non sbaglio, 55, mentre Salvini era ministro degli interni. Non è capitato assolutamente nulla, quindi la denominazione di decreto anti-rave è ripeto capziosa, nasconde, no? Crea una specie di cortina fumogena, nasconde invece provvedimenti sui quali forse il governo temeva una discussione. Torniamo al punto di prima. Per il governo
non è l'opposizione esterna il problema, perché ha una forza, la maggioranza di governo è talmente forte all'interno dei due rami del Parlamento che non è l'opposizione esterna che crea problemi, è l'opposizione interna e quella campagna elettorale permanente a cui stiamo assistendo da parte sia della Lega che di Forza Italia, ecco. Quindi mi sembra che certamente il ruolo del Parlamento sia stato mortificato, ma a questo purtroppo siamo abituati ormai da anni, e quindi nulla di nuovo, ecco. Il vero problema è quanto riuscirà il Presidente del Consiglio costantemente ad arginare le divisioni all'interno della sua maggioranza. Ecco, un tema che analizzeremo profondamente, perché sicuramente queste incrinature si faranno sentire più avanti. Umberto Del Noce, il professore diceva che chiamarlo decreto rave è appunto capzioso, perché in realtà contiene molti provvedimenti diversi tra loro, tra cui alcuni che riguardano l'ambiente più che altro giuridico, e quindi vengo a te. Abbiamo l'introduzione prima di tutto nel codice penale di un nuovo reato, appunto il reato di organizzazione di rave party, che si mostra anche molto duro nella sua formulazione, e dopodiché il DL convertito contiene diciamo l'avvio della riforma Cartabia, nonché la riforma dell'ergastolo ostativo. Ecco, allora, da avvocato, da esperto di giustizia, come leggi queste manovre? Ma per quanto riguarda il decreto anti-rave o comunque diciamo la norma contro il rave party, son d'accordo con la lettura del professore. Credo che abbia una natura capziosa. In una delle prime puntate il professore aveva detto che probabilmente aveva previsto, diciamo, che probabilmente, poiché i vincoli esterni sono molto forti, che probabilmente diciamo la destra sarebbe stata costretta, no, a far valere la propria diversità ideologica sul piano interno con norme, ma non sulla politica economica e sulla politica internazionale. E credo che questa previsione sia corretta, nel senso che è una norma che va a diciamo teoricamente a garantire una certa sicurezza, ma che secondo me è molto problematica. Tra l'altro è scritta proprio male, secondo me, a parte il fatto che deriva da una norma che era più generale prima, che era assolutamente illogica e con terminologie talmente vaghe da poter creare situazioni assurde, perché puniva anche i partecipanti e non c'era riferimento agli spettacoli musicali o di intrattenimento, per cui addirittura poteva andare a colpire un'occupazione studentesca, per dire. Per cui, diciamo, per non proprio eliminarla completamente, no, e fare un po' una figuraccia, l'hanno resa più più precisa, tra virgolette, però ha delle problematicità. In particolare, la leggo solo un secondo, nel senso che, vabbè, la pena è alta, è grave, dai 3 ai 6 anni, ma è solo per chi organizza o promuove. E già il fatto di promuovere un rave, la differenza di condotta tra l'organizzazione e la promozione, secondo me non è agilissima. Ma poi punisce chi organizza o promuove un rave quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti. Quindi è un reato di pericolo in realtà. Allora, il problema secondo me si pone dopo, cioè non è tanto organizzare un rave, è il fatto che dal rave derivi un pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica. Ma chi è che stabilisce
quando il pericolo è concretizzato. Non ci sono dei parametri certi per dire che un rave ha concretizzato un pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti. Quindi se qualcuno spaccia, il reato lo commette anche chi ha organizzato il rave. Per cui, da questo punto di vista, la responsabilità penale non sarebbe più così personale, se la responsabilità di chi organizza dipende anche dal fatto che qualcuno spacci o meno. Quindi, insomma, secondo me è proprio scritta male a livello proprio di tecnica legislativa. Per quanto riguarda il gas ostativo, questa norma ha già fatto discutere, sta facendo discutere, perché diciamo ha una vicenda più lunga, nel senso che innanzitutto, per chi non lo sapesse, l'ergastolo cosiddetto ostativo è una definizione che fa riferimento a tutti quei casi in cui per reati particolarmente gravi, come per esempio associazione di stampo mafioso o reati legati al terrorismo, qualcuno, diciamo, il reo viene condannato all'ergastolo. Per questi reati così gravi, in certi casi non sono possibili certi premi o certe misure alternative alla detenzione. In particolare, l'elemento più delicato è la impossibilità di accedere alla liberazione condizionale in caso in cui il reo non collabori con la giustizia, perché viene considerato che il fatto che non collabori con la giustizia come un indice di pericolosità sociale e come segno che il criminale ancora collabori o comunque parteggi per il sodalizio criminale. L'Europa ha già bocciato questa impostazione, nel senso, nel caso Viola, la Corte Europea aveva detto che questa norma viola l'articolo 3 e 8 della CEDU sul trattamento, diciamo, il divieto di trattamenti inumani e anche il rispetto della vita privata e familiare, in quanto, diceva, non può essere il semplice rifiuto di collaborare con la giustizia, non può essere letto come un indice di pericolosità sociale. Questo perché potrebbe esserci il caso in cui un soggetto collabori, ma in realtà mantenga un legame segreto con il vincolo, con il sodalizio criminale, oppure ci può essere il caso di chi non collabora non perché parteggia ancora per l'organizzazione criminale, ma per paura di ritorsioni. Quindi in sé il non collaborare con la giustizia non può essere ritenuto, secondo la Corte Europea, un indice di pericolosità sociale. La Corte Costituzionale si è adeguata a questa lettura, dando il tempo al Parlamento un anno per sistemare la norma, e adesso però la norma che esce sostanzialmente lascia le cose com'erano, o meglio, interviene ma non così tanto, nel senso che per accedere a queste misure alternative di detenzione ci sono una serie di requisiti molto difficili, cioè devono comunque essere passati i 30 anni e comunque il soggetto che richiede deve dimostrare con elementi precisi ulteriori che non collabora più con il sodalizio, che non, deve dimostrare che non c'è il pericolo che riprende i contatti con il sodalizio, insomma una prova, diciamo, talmente diabolica, tra virgolette, che sembrerebbe cercare di far rientrare l'istituto dell'ergastolo ostativo dalla finestra, rendendo quei permessi che erano vietati molto 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 difficili comunque da essere raggiunti. E, per quanto riguarda la riforma Cartabia, è una riforma che è dettata dal, dal, insomma, dal,
dell'obiettivo principale di ridurre i tempi della giustizia italiana e diciamo, improntata all'economia processuale, ha alcuni elementi, così, come dire, che fanno già discutere adesso il mondo della legge, in particolare, diciamo, sia la questione sulla prescrizione, oppure, o meglio, vengono per evitare appunto processi lunghi, vengono delineati degli archi temporali, 2 anni per l'appello e 1 anno per la Cassazione, che devono essere rispettati, altrimenti il processo finisce senza condanna. Per cui, diciamo, il tribunale, il giudice deve arrivare a sentenza entro quei tempi stringenti. Ma in particolare l'elemento più così controverso, su cui in questo momento c'è anche un'analisi costituzionale, e tutta la disciplina delle querele, nel senso che la riforma Cartabia introduce, trasforma alcune ipotesi di reato che erano proseguibili d'ufficio, diciamo, ha modificato la procedibilità con, diciamo, la necessità di una querela di parte. E questo crea, diciamo, una situazione di stallo fra tutte quelle condotte che sono iniziate d'ufficio, ma ora sono diventate proseguibili a querela e sono pendenti di processo. Per cui è stata introdotta una per cui diciamo, l'efficacia retroattiva, si discute sull'efficacia retroattiva di questa norma, in particolare perché l'efficacia del decreto è stata posticipata al 30 dicembre 2022. E allora, insomma, ci si chiede fondamentalmente qual è la disciplina che intercorre nei processi, diciamo, a cavallo, e per cui c'è in questo momento un'analisi anche costituzionale per cercare di dirimere il fatto che ci sono dei tribunali che non sanno quale disciplina dovere applicare appunto a casi che sono diventati perseguibili a querela. Umberto, grazie per questa disamina. Chiaramente un argomento che merita approfondimento e chi meglio di te da giurista poteva darcelo. Siamo veramente alla fine della puntata, siamo agli sgoccioli, però essendo la prima puntata del 2023 ci sta a allungarsi un pochino. Vi chiedo una battuta appunto su quello che è l'ultimo argomento, vecchie e nuove emergenze. Partendo dal professor Lanzalaco, ritorna, tra virgolette, l'emergenza Covid con le dichiarazioni del ministro Schillaci che ha imposto i tamponi per chi ritorna dalla Cina e l'Italia è stata da capofila, da apripista in Europa, nonostante, dicevamo prima, poi nella conversione del decreto legge Rave ci sono invece delle norme che reintegrano i cosiddetti Novax. Sembra quasi che appunto la mano destra del governo non sappia cosa faccia nel frattempo la sinistra. Come vede, come giudica dal punto di vista politico questa decisione del ministro della Salute? Ma innanzitutto nel decreto è previsto sia il reintegro, ma anche il blocco, la sospensione delle multe per gli ultra cinquantenni non vaccinati. Quindi è e il blocco anche del test antigenico per chi visita le strutture di assistenza agli anziani. Ecco, questo decreto che rientra, l'abbiamo visto, in un atteggiamento, l'abbiamo già parlato, un atteggiamento favorevole dell'attuale governo nei confronti del movimento No Vax, No Green Pass. In coerenza, bisogna riconoscerlo, come sempre, in coerenza con quanto sostenuto durante il governo Draghi, quando
Fratelli d'Italia era all'opposizione. Ecco, è un decreto che è stato pensato, elaborato nel medio periodo, non diciamo lungo, ma nel medio periodo, mentre invece le misure evocate dal ministro Schillaci sembrano essere una risposta immediata a il rischio di una della riesplosione della pandemia in Cina, dove poi ripeto bisogna fare i conti, sono dati forniti dalla stampa, comunque sono previste previsto un'ondata di decessi spaventosa, è già scattato lockdown in parecchie città eccetera, quindi è una misura d'emergenza, rischia di essere incompleta per questo motivo, perché è risaputo, ma era risaputo anche nella fase della pandemica acuta, che non è sufficiente controllare chi arriva dalla Cina, perché il metodo utilizzato era quello di fare scalo in un altro aeroporto, quindi salire su un aereo che non figurava come in arrivo dalla Cina, bensì da, che so io, Amburgo piuttosto che Francoforte o che. Quindi io penso che sia una misura emergenziale di fronte a un allarme, ripeto, segnalato dalla stampa e dalle autorità, non lo vedrei come una linea del governo, quindi come un passo indietro, non lo vedrei, semplicemente una misura di breve periodo per tamponare un effetto contagio dalla Cina, dove la pandemia sembra essere esplosa. Sembra, dico, non voglio mettere in dubbio, però le notizie noi le abbiamo sempre filtrate dalla stampa, quindi con beneficio di inventario, per forza. Umberto, invece, parlando di nuove emergenze, c'è appunto quella climatica a cui dobbiamo abituarci, insomma, soprattutto a parlarne oltre che a subirla, potremmo dire. E mandiamo velocemente il contributo, il terzo contributo, che riguarda l'attacco, che c'è stato, tra virgolette, l'attacco la mattina del 2 gennaio alla sede del Senato. Prego, Giulio. Eccoci. Allora, al di là poi dello specifico argomento che
che merita sicuramente un approfondimento. È interessante notare il modus operandi di questi giovani attivisti per il clima, gli eco-attivisti, come li abbiamo definiti nel servizio. Umberto, chiudiamo con te. Loro sono giovani, sono spregiudicati, vengono insomma trovati in flagranza di reato, e però sulla stampa si fa molto parlare di questa mano dura che la giustizia avrebbe nei loro confronti. Come giudichi questa situazione? Ma io sinceramente, a parte, diciamo, a titolo personale, così, essere un po' basito da una tecnica di protesta che in pratica va a colpire beni di tutti, o la bellezza come un'opera d'arte, è un patrimonio, diciamo, dell'umanità. Ma diciamo, più nello specifico e dal punto di vista legale, non sono d'accordo con questa lettura, perché imbrattare un muro è un reato previsto dall'articolo 639 del codice penale, e la legge prevede che in caso di arresto in flagranza o anche di confessione, ma quando diciamo la prova del reato è certa, vi è la possibilità per ragioni di economia processuale di celebrare il giudizio in direttissima, perché evidentemente non c'è bisogno di indagini preliminari nel momento che l'arresto è stato in flagranza e quindi la prova è certa, per cui non è non vedo qua una mano pesante della giustizia, ma sono le norme normali, norme processuali. Perfetto, ti ringrazio di questo contributo. Signori, è stata una bellissima ora passata insieme, avevamo tanto di cui parlare per aprire questo nuovo anno, e vi ringrazio e vi saluto. Anche voi, buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Buona serata. Ovviamente buona serata a tutti i nostri spettatori, e vi annuncio che la settimana prossima ci sarà una puntata speciale di Polis, dove andremo ad affrontare da vicino quello che è il tema del MES. Buona serata a tutti. Buona serata.